Salve ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video di Ricky03. Oggi ragazzi siamo tornati su F1 Manager 23 sulla nostra carriera con la Williams. Vi ricordo subito di lasciare un like, un commento e di iscrivervi a questo canale. Importantissimo, supportate questa serie. Siamo arrivati all'episodio numero 8, episodio molto importante perché ci sarà il Gran Premio di Spagna, dove faremo anche delle migliorie alla macchina grazie alle nuove pance laterali. Quindi ragazzi andiamo subito a vedere che cosa ci aspetta in questo episodio, visto che nel precedente purtroppo non siamo riusciti a prendere punti per un pelo. Andiamo in gioco. Eccoci qui nel quartier generale della Williams. Andiamo a vedere subito le email. Pance laterali, progetto completato. Vanno subito prodotte e messe per il Gran Premio nuovo, ragazzi. In alcuni di voi mi hanno detto di togliere sergeante, di levare dalle palle sergeante. Ragazzi, ditemi nei commenti se dovrei farlo, perché sergeante effettivamente, ragazzi, è un 74. Ci sono piloti anche migliori in realtà, perché se vado nelle prestazioni generali, ragazzi, troviamo piloti in F2 che sono meglio di sergeante, per esempio Theo Pourchaire, Daruvala. Cioè ragazzi, ci sono dei piloti migliori. In realtà potremmo anche ingaggiarci qualcuno di migliore, un terzo pilota tipo Giovinazzi, interessante. Ci sono anche Schumacher che è fuori, raga. Ci sono veramente tanti piloti che potremmo ingaggiare al posto di sergeante, visto che sta facendo una stagione schifosa. Purtroppo ci è veramente poco utile. Ditemi che cosa fare, ragazzi, con sergeante, se lo dovremmo cestinare e cambiare con qualcun altro, oppure finire la stagione con lui e vedere che cosa fare. Comunque, al momento le pance laterali sono finite, quindi dobbiamo andarle a produrre. Le produciamo subito, direi di produrne due immediatamente con approccio, quant'è? Un componente auto, 16 giorni, no, dobbiamo subito farli, ragazzi, dobbiamo fare emergenza, due componenti di pance laterali, subito, e produrre anche infatti pance laterali 2, andiamo a scambiare, dobbiamo installare su auto 1 e 2 e andiamo a produrne anche 2 a normale, così che poi abbiamo dei pezzi sostitutivi più avanti. Però adesso abbiamo installate ste pance laterali nuove nella macchina, quindi al prossimo Gran Premio proviamo come sarà la macchina. Sono veramente curioso. Andiamo a vedere risultati ispezione componenti. È tutto approvato, quindi ci siamo. Dobbiamo cambiare nulla, credo. La scatola del cambio di sergente è usurata, ma non credo ci sia nessun tipo di problema. La struttura del simulatore di gara è stata benissimamente sviluppata, quindi perfetto, abbiamo un 60% di sviluppo settimanale. Barcellona è il prossimo Gran Premio. Occhio che domenica porta pioggia, vedo da qua. Interessante. Andiamo avanti allora. Aggiornamento completato, hub squadra livello 2. Interessante. Resoconto mensile sviluppo auto. Siamo 17esimi in accelerazione, velocità massima 7esimi, bassa velocità 15esimi, media velocità 15esimi, alta velocità 6esimi, efficace DRS 7esimi. Sterzata aria sporca, qua va un po' migliorata tutta questa situazione. L'accelerazione, bassa velocità e alta velocità. Secondo me va fatta una nuova ala posteriore o ala anteriore, se non mi sbaglio. Andremo poi a vedere quando avremo i nuovi periodi ATR per sviluppare l'auto. Abbiamo incrementato l'hub squadra, sviluppo settimanale più 40%, attrattiva squadra più 25%. Direi che ci siamo. Gran Premio di Spagna per i nostri Albon e Sergeant. Ripeto, fatemi sapere per Sergeant quale dovrebbe essere il suo destino. Grazie di essere con noi per il Gran Premio di Spagna, qui a Barcellona. I piloti conoscono sicuramente alla perfezione il circuito di Catalogna, poiché è stato per diversi anni teatro dei test della Formula 1. Un vero terreno di prova per l'aerodinamica. Molti componenti vengono collaudati per la prima volta proprio qui a Barcellona. Predominano lunghi rettilinei e curve a media velocità, ma il circuito di Barcellona non è privo di insidie. È sferzato da correnti imprevedibili. Le componenti aerodinamiche avranno tutto da dimostrare questo weekend. Eccoci qui nel weekend di gara di Spagna, ragazzi. Abbiamo un venerdì ciel sereno, sabato parzialmente nuvoloso e domenica pioggia leggera, quindi potremmo aver bisogno delle intermedie. Vedremo come sarà questa gara, sarà veramente tosta. Circuito di portanza non vantaggioso per la nostra macchina, visto che a quanto abbiamo visto la nostra macchina è più veloce sul dritto, ma va bene così, va bene così. Continuiamo e nulla, direi che ci siamo per la prova libera numero 1 e numero 2 e numero 3, quindi non vi andrò a far vedere come sempre le prove libere, ma taglierò fino alle qualifiche, anzi alla fine della prova libera 3, così che appunto potete vedere i risultati della prova libera 3. Eccoci qua con i risultati delle prove libere 3. Abbiamo Max Verstappen primo, Carlos Sainz secondo, Fernando Alonso terzo, la Aston Martin va veramente veramente forte. Noi siamo un 13esimi con Albon e 15esimi con Sergeant. Sergeant 15esimo con gomma hard, Albon 13esimo con gomma soft.
andiamo a vedere come sarà la qualifica. Allora, let's go. Abbiamo soddisfazione del pilota con 100% quasi per tutti e due, 98% ad Albon e 97% a Sergeant. Ragazzi, ci siamo, andiamo alle qualifiche. Ciao a tutti e benvenuti a questa attesa fase di qualifiche. Le squadre spesso collaudano le auto qui a Barcellona, per cui l'ordine in griglia non è scolpito nella roccia. Per un buon giro servirà un bilanciamento eccellente della deportanza. Ci siamo per le nostre qualifiche 1, signori. Allora, buone prove libere, direi. Possiamo andare avanti, continuiamo. Abbiamo Sergeant e Albon che sono a posto. Niente da dire, andiamo alle qualifiche, gestiamo le qualifiche e vediamo di buttarli in Q2 tutte e due, si spera. Aspettiamo i soliti minuti iniziali, come al solito, perché non usciamo subito. Usciremo verso 15-14. E allora avanziamo. Direi che possiamo iniziare a uscire ora. Mettiamo Sergeant davanti come al solito. Animazione d'uscita per Sergeant. E poi Albon ovviamente dietro. E andiamo a vedere che tempi faranno per questo Q1. Si spera almeno di buttarli dentro tutti e due, ragazzi. Come questa è la speranza. Ovviamente speriamo almeno Alexander Albon in questo caso, perché a noi interessa che Alexander Albon sia dentro. Sergeant purtroppo non ci dà tante soddisfazioni, però almeno Alexander Albon dentro. E vedremo se Sergeant riuscirà a entrare dentro. Significa che le nostre nuove pance sono state sviluppate bene, che la macchina sta andando in una buona direzione quest'anno e che potremmo ambire a quello che ci hanno richiesto. Vediamo che giro faranno allora, ragazzi. Vediamo la mappa. Diciamo che non c'è nessuno che ci taglia la strada, quindi let's go. Vediamo questi giri come saranno. Se, spero buoni, spero buoni. Vanno per concludere il giro. E Albon un secondo e tre da Perez, che ha fatto 1.14.2, e Sergeant pure lì, eh. Ah, lì Sergeant, così. Vediamo com'è il tempo, perché già vedo l'Alfa Romeo che ha fatto un secondo e 4 rispetto a Perez. Così, no, com'è che si vede? 1.15.6, eccoli qua, ultimo giro. Direi che va bene così. Allora, andiamo a vedere. Ok, sono rientrati i nostri piloti. Diciamo che la situazione non è delle migliori. Stroll primo, va bene. Andiamo a riconfigurare la macchina. Ci serve rossa nuova a tutte e due. Non è della migliore delle situazioni, ragazzi, ve lo posso dire. Stanno migliorando praticamente tutti nei settori. Diciamo che non è il massimo, ragazzi. Siamo fuori attualmente. Non è bello, non è per niente bello. Tra poco dobbiamo riuscire a fare il secondo run e direi di iniziare ad uscire. Speriamo che si buttino dentro a sto giro i nostri piloti, che non abbiano problemi. Occhio che Albon è dietro a Stroll, gli prende la scia. Speriamo si migliori, si migliorano tutte e due, spero. Albon si migliora e va in quindicesima. Sergeant è fuori. Sergeant è già automaticamente fuori. Albon invece ha quella speranza di rimanere lì, ma non so se ci riuscirà. No, niente. Sedicesimo e diciottesimo, usciti tutte e due. Molto male l'andamento dei nostri piloti. Non so che cosa succederà in gara, vedremo. Magari avremo dei diversi risvolti, visto che ci sarà la pioggia, chissà. Le squadre stanno ultimando i preparativi nella corsia dei box, in attesa della gara di oggi. Barcellona è un circuito ricco di storia. Un esempio? È qui che il pluricampione del mondo Max Verstappen ha conquistato la sua prima vittoria in Formula 1, nel 2016. Oggi il cielo è più grigio e nuvoloso che mai. Ciò significa che la gestione delle gomme potrebbe fare la differenza nel corso della gara. La Formula 1 è tornata a Barcellona e le squadre sono nel pieno dei preparativi. Allora, ragazzi, ci siamo. Sembra non esserci pioggia sul tracciato, infatti non ce n'è. Però io voglio vedere le previsioni precise. Non ci sono delle previsioni precise che mi dicono tipo quando piove, sarà piovoso. Quindi io direi di mettere la soft subito. Quindi soft, media soft per tutte e due. E poi vediamo, ragazzi. Poi vediamo, perché sembra piovere poi. Andiamo, avviamo la gara subito. Let's go, in gara. Si apre il sipario a Barcellona mentre ci prepariamo per i 66 giri del Gran Premio di Spagna. Yuki Tsunoda proverà a imporre la sua strategia. Partendo in P10 probabilmente punterà a conquistare dei punti, ma dovrà lavorare sodo. Ricordate, può accadere di tutto in Formula 1. Ci siamo! Inizia il Gran Premio di Spagna!
Si spengono le luci e via, partiti! Let's go, signori! Vediamo subito l'onboard di Albon. Volumi super alti, vediamo Albon se riuscirà a fare qualche soppasso, ma perde posizione attualmente Alexander Albon su Piastri. Incidente davanti, ragazzi! Incidente, passo davanti. Un incidente allo start, ragazzi. Non si è visto benissimo. Lo andiamo a rivedere. Lo andiamo a rivedere immediatamente. Un incidente pazzo allo start, raga. Assurdo. Allora, abbiamo Albon in sedicesima e Sergeant in diciassettesima, ragazzi. La situazione non è... Sergeant sorpassa Stroll, benissimo. Vabbè, ma Stroll è ultimo, è stato hittato, credo. Non abbiamo avuto problemi. Attualmente tra 4 minuti potrebbe piovere. Interessante. Quindi bisogna spingere con sta gomma, assolutamente. Con questa pioggia e con questi game changer si spera di fare qualcosa, ragazzi. Oddio, si è annerito un sacco. Il DRS è attivo. Albon è attaccatissimo a Piastri e Sergeant è qui, eh. Occhio ad Albon che prova il sorpasso. Ci prova Albon su Piastri, ma difende Piastri, ragazzi, attualmente. Inizia a piovere. Inizia a piovere, signori. La batteria è scarica, dobbiamo mettere a neutra. E inizia a piovere, raga. Vediamo se riuscirà ad attaccare Piastri, ma al momento non credo. C'è una bandiera gialla. Hamilton, bloccaggio in curva 1. Andiamo a vedere. Qui stiamo vedendo Lewis Hamilton. Qui è tutto normale. Qui si vede il bloccaggio. Va dritto Lewis Hamilton. Nella ghiaia. Nella ghiaia Lewis Hamilton. E a noi va benissimo. Virtual safety car. E fare il box adesso per mettere l'intermezzo. Un altro incidente. È così che è andata. Vediamo. Tsunoda su Gasly. E si colpiscono. Era inevitabile. Mio Dio. Beh, le recriminazioni non si faranno attendere. Ragazzi, calma, c'è una virtual safety car e potremmo cambiare le gomme in vista della pioggia. Perché starei pensando di mettere le intermedie a questo punto, ma è veramente troppo poco bagnato a terra. No, i bot non si fermano. E noi non ci fermiamo perché è ancora troppo poca pioggia. Aspettiamo allora la ripresa della virtual. Potrei aumentare la pioggia, sul tracciato. Piano piano si sta bagnando la pista. La virtual safety car in rientro. Albon sorpassa Piastri, benissimo. Ma sorpassa anche Norris in teoria. Occhio che abbiamo sotto tiro anche Valtteri Bottas. E sorpassa Bottas. L'aveva sorpassato un attimo, ma l'ha risorpassato. 0.44. C'è una battaglia tra Albon e Bottas. E l'ha passato. L'ha passato, ragazzi. Albon passa Bottas. Occhio perché tra poco la pioggia dovrebbe aumentare. Ci potrebbe essere un sorpasso qua di Alexander Albon. Vediamo se così sarà su Hamilton. Ma non sembra essere propenso a farlo, visto che c'è un bel trenino qui. Per i punti, ovviamente. Quindi benissimo Albon. Grande gara. Invece Sergeant comunque è qui, per Oscar Piastri, quindi a posto. Stanno tutto come deve andare attualmente. La pioggia si è fermata. No, sale piano piano ancora. Sale veramente molto piano. Però tra 2 minuti dovrebbe continuare dovrebbe ricominciare a piovere più violentemente. E tra poco è da intermedia, credo. Credo che tra poco sia proprio da intermedia. 0,73 mm di pioggia. È ancora troppo poca, ma dobbiamo un attimo tenere un po' di più la rossa. Perché se teniamo la rossa poi boxiamo per l'intermedia. Norris che fa? Norris prima a mettere le intermedie, ragazzi. E sarebbe una ottima mossa farlo anche noi tra qualche giro. Qui è delicata la situazione perché tra poco inizierà a piovere più violentemente. Io vado ai box. Albon rientra. Sì, conferma i box. Sergeant invece boxa al giro dopo. Leclerc anche ai box. Sì, è il momento di boxare, ragazzi. È il momento di boxare, secondo me. Per mettere le gomme intermedie. Box. Oi, 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 occhio che c'è una bandiera gialla. Copy. C'era una bandiera gialla per un attimo. Non si sa per cosa.
Leclerc mette l'intermedia e ci siamo, ragazzi. Speriamo in un buon pit per i nostri compari. Ed è un buon pit, va benissimo. 0,87, spingiamo un attimo con questa gomma che la dobbiamo fare entrare in temperatura. E andiamo a vedere un attimo i distacchi adesso. Anche i capi stanno andando, tutti i box stanno andando. Abbiamo fatto entrare questa gomma in temperatura. Siamo al millimetro di pioggia, ragazzi. Finalmente. Siamo al millimetro di pioggia. Vediamo come si comporta... nuove condizioni tracciato bagnato, infatti si è bagnato il tracciato adesso. Vedremo come si comporterà la nostra macchina con gomma intermedia. Attualmente abbiamo Albon 12esimo e Sergeant 14esimo. Ragazzi, possiamo ancora sognare per qualche punticino. 11esimo perché Zhou va in box, cioè qualcuno che ancora non ha boxato per la gomma. Albon si trova lì, Albon si trova lì con gli altri. Benissimo Albon. Un'ottima gara da parte di Alexander Albon attualmente. Speriamo riuscirà a passare nei prossimi giri. Va in decima posizione Alexander Albon. Tiene attaccato a Hamilton. Speriamo rimanga attaccato in continuazione. Non basterà questa gomma intermedia comunque, credo, per arrivare fino alla fine. Occhio ad Albon, che potrebbe essere sorpassato da Norris. Occhio a Norris che si prova a buttare. Speriamo di non buttare. What are you thinking about tires here? Ma è sul discaldamento delle gomme, che ti devo dire? Sono 93 gradi, non so di che dire. Decima posizione attualmente per il nostro Albon, Sergeant 12esimo. È tutto ancora possibile, amici. È tutto ancora possibile. Alcuni stanno boxando per nuove intermedie. Vediamo Charles Leclerc. Leclerc mette altre intermedie, vedete ragazzi? Ed è la scelta giusta perché continuerà a piovere a quanto pare. Abbiamo delle gomme dal 50%. Tra poco saranno da cambiare, tra poco. De Vries traiettoria larga, benissimo. Allora, va boxato adesso. Va boxato ora. Opzioni box. Andiamo a confermare Albon sosta. E a Sergeant giro dopo. Come sempre. Rientra in undicesima posizione Alexander Albon. Benissimo. Sergeant troppa un po' di più. Però il box è stato buono, quanto pare. Troppo calda gomma per tutte e due. Andiamo a metterla standard. Queste dovrebbero reggerci fino a fine gara. A meno che non ci sarà la slick da mettere, perché sembrava che a fine gara si riasciugava. Vedremo. Di nuovo la pista è asciutta. Sergeant prova il sorpasso su Zhou e ci riesce. Grandissimo Sergeant, bravissimo. E Albon tiene questa decima posizione, che è l'oro attualmente. Quindi cerchiamo di tenercela stretta. Ma la pista si sta asciugando. Questo non è buono. Hamilton va in box. E che fa? Hamilton ha messo la slick. Hamilton mette la slick, ragazzi. E allora abbiamo fatto la cappellata, raga. Questo è un dramma. Vediamo un attimo le gomme. Dai, riprendi a piovere. Benissimo, benissimo. Sta ricominciando a piovere. Ha ricominciato a piovere. Di nuovo bagnata la pista. Benissimo. Però tra 35 minuti smetterà di piovere. Cioè tra 3 minuti. Questo è molto buono, ma mi sa che tocca spingere. A che giro siamo? 46. Andiamo a usare un po' più questa gomma. Aggressivo. Albon va a sorpassare Hamilton, che è su slick attualmente. Ha smesso di piovere. Ai ai ai. E gli altri vanno ai box subito. Mi sa che è il momento di mettere la slick. Abbiamo adesso bandiera gialla. Piastri va in testa coda. Benissimo. Allora, andrei in box attualmente, perché non sembra più esserci probabilità di pioggia. Quindi andiamo a mettere la soft su Albon. Box box, ragazzi, mettiamo le soft e andiamo fino alla fine. Credo di riuscirci. L'assalto per gli ultimi punti. Ragazzi, adesso interessante sarà questa gara. Albon è in decima posizione con gomma soft e carburante da usare. Quindi andiamo subito a usare il carburante ad Albon. Magnussen e Hülkenberg stanno boxando. L'Hertz non ce l'abbiamo, ragazzi, spingiamo. Albon potrebbe prendere i punti. Si spera caldamente, si spera vivamente. Non c'è più nessun tipo di pioggia. Vediamo che succederà. Giro 53. Albon è decimo. Norris è molto lontano. Albon si sta avvicinando a Hülkenberg comunque. Ma non vorrei fare casini con il carburante però. 58esimo giro, ragazzi. Partiti in fondo. Albon ha fatto una grandissima gara. Vedremo che cosa succederà.
Occhio a una bandiera gialla tra Verstappen largo. Occhio perché clamorosamente potremmo prendere i punti con Albon dopo una partenza assurda. Al 65esimo giro, ultimo giro signori. Ultimo giro e Albon è qui ragazzi, in decima posizione. Vuole iniziare il suo ultimo giro. Anche doppiato Stroll. Addirittura Stroll ha fatto una gara bruttissima insieme a Ocon, che sono usciti subito all'inizio. Ragazzi, clamorosamente prendiamo un punto forse. Direi più che... più di questo non so che dire. Verstappen vince sul gradino più alto del podio. E noi andiamo a fare questa... questa scalata verso la decima posizione assurda. Sergeant va a prendere la tredicesima posizione. Buono. Purtroppo però non porta i punti. Ma ragazzi, Alexander Albon prende il punto. Una grandissima gara di Alexander Albon. Una super gara. 6 posizioni prese da Albon e qui 5 da Sergeant. Super gara. Super gara. È andato a prendere la decima posizione, quindi il punto che ci serviva. Super punto. E adesso andiamo a 14esimo posto con Albon in classifica piloti. E in costruttori, attenzione, attenzione, superiamo l'Alfa Tauri e agganciamo la McLaren, perché la McLaren ha 3 punti e ci siamo ragazzi. 3 punti anche per noi. Super, super, super questa cosa. Sono soddisfatto della mia scuderia a questo punto. Abbiamo preso il punto che ci serviva con Albon. Benissimo, adesso andremo a vedere la prossima gara. Non so quando è la prossima gara. Il nostro sergeant sale a 75. Molto bene. E la prossima gara è dal 16 al 18 giugno. Non ci sarà possibile fare modifiche e quant'altro. Però Canada è già un circuito più veloce. Vedremo come andrà la nostra macchina qui. Ragazzi, continuate a seguire la serie. Spero vi stia piacendo. Datemi consigli, tutto quello che volete nei commenti. Io vi leggo, non vi preoccupate. Ragazzi, grazie mille a tutti quanti. Vi ricordo, seguitemi su tutti i social che trovate in descrizione. Seguitemi su Twitch ore 15 ogni giorno in live insieme a voi, dove giochiamo insieme. Ragazzi, grazie mille a tutti del supporto. Noi ci vediamo a un prossimo episodio. Like, commento, condivisione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi. Un bacione da Ricky03.